Ciao cari, sono Atrix. Signori, bentornati cari nel canale. Siamo tornati su The Marvel Snap. Oggi, ovviamente, sabato. Vi auguro, ovviamente, un buon fine settimana. Possiamo fare le quest dello stesso fine settimana. Delle quest che ho dato stamane appena mi sono svegliato. Ho dato una spizzata alle varianti per vedere quello che lo shop mi offriva. Mi offriva delle varianti di merda. Ma ho notato, sto a morire di caldo un secondino. Ma ho notato che nelle quest fine settimana nelle quest del fine settimana, che ha fatto la Second Dinner? La Second Dinner ha messo ovviamente le quest della nuova carta Daken a 100 golosi crediti. Che poi non so crediti, ma so token. Siete contenti? Vinci 3 partite con Daken, ottieni 100 token. Un trentesimo di una carta pool 4. Un sessantesimo di una carta pool 5. Grazie mille Second Dinner per questa incredibile inclusività. E dopo un piccolo consiglio di shoppare tutto quello che vedete nello shop per poter progredire in questo gioco, ragazzi, non rimanete indietro, shoppate, indebitatevi, indebitatevi per comprare settimana prossima, ovviamente, la nuova carta Lady Daystrike. Vi aspetto infatti martedì live su Twitch. Faremo una stream anche lì dalle 15 per poter andare a ottimizzare ovviamente tutta la storia. Una carta che sicuramente vi ricorderete, una carta che distrugge tutte le carte in quella location che hanno meno del suo potere. Una carta che sicuramente sarà molto divertente da giocare e che giocheremo. Ma oggi, oltre che alle quest del fine settimana della carta nuova Daken, ci sono ovviamente le quest della carta Nimrod. Amore mio, buongiorno. Sono in ritardo per le troie. Adesso arrivano. Tanto tra un po' diventerà una caciara incredibile sto Discord. Dici te tempo tipo 3 secondi e arriva il colonnello e fa buongiorno. Quando mi avete chiamato? Quando vedono te all'interno di questo, finché vedono me sti cazzi, quando lo vedono te, tipo il miele per le api, tra un po' inizieranno tutti ad arrivare, bro, come calabroni impazziti. I cazzi sono i tuoi, perché tanto a me che me frega, io li muto. Creami una piccola challenge. Una challenge. Creami una piccola challenge, ok? Per motivarmi a comprare elettro. Cioè, quello che voglio dire è questo. Dammi un secondo, fammi cambiare scena. Ora vedono la scena che vedi anche te. Ok, questa carta qui, all'interno di questo incredibile mazzo qui, ok? Io sto creando questo mazzo come il migliore mazzo a livello di variant, come tu mi insegni, no? Bravo. Tra altre cose, un mazzo secondo me spettacolare che ti consiglio per te per fare le quest del fine settimana. E devo iniziare a cambiare un po' di carte. Alla fine non ce ne mancano troppe, bro. Ce ne manca una Wolverine, che voglio quella da 1200. Questa? Voglio due elettro, ovviamente Aldi. E poi probabilmente quello che gli altri non hanno capito. Ah, bro, io metto quella ingoblinita. Metti ingoblinito. Metto quello ingoblinito. Ora tu mi direi, vabbè, Matti, ma dai una splittata. Ho capito, però nel momento in cui dovessi comprarmi elettro Aldi, metto la splittata Aldi. Mi crei una piccola challenge, tipo, vedete. Cioè, se fai questo, allora compra elettro, capito? Una roba del genere, un... Vedi te. Ma elettro, in questo mazzo, cosa ci permette di fa? Che non elettro ho capito. Elettro in questo mazzo permette di farci follia. Te lo spiego subito. Dimmi tutto. All'interno di questo mazzo, elettro ci permette... A. Di fare elettro turno 3. Nimrod turno 4. Destroyer turno 5. In tu, volendo, nulla. Ci permette di avere un turno in più per fare Elettro, Destroyer, Knull, Arminzola, che se ci pensi non rotta. È male, è rotta. In tutti gli altri casi in cui effettivamente non vi serve, tu ovviamente la combo non la fai. Tu giochi un Destroy classicissimo, in cui giochi Shuri, Nimrod, Venom e Carnage e vinci fondamentalmente contro tutti quelli che non ti rompono la combo. Certo che, capito, allora, è bello darti una challenge, no? Io c'ho un'idea. Dimmi. Però è stupidissima. Se il video arriva a 5.000 like. Io non ho mai fatto queste cose, bro. Però tu le fatte mai? Non so nemmeno il numero di like da chiedere per... Guarda, io l'ho fatto veramente tanto tempo fa. Non si fa più. Guarda, in realtà lo fanno. Però... Chi lo fa? Boh, vabbè, non facciamo nomi. Vabbè, lo fa. Non fanno, tipo me contro te, capito? Quindi che devo fare? Ma non aspetta, posso fammi chiedere... vedere. Non posso chiedere i mi piace e poi comunque me la compro, sarebbe stupido. No, io devo perché tu non sei ludopatico come me, tu non la compri se non arrivi a quei mi piace. Esatto. Bravo. E allora metti mi piace.
Allora, tu di solito fai una media di... Fai conto tipo 3000 like a video fai, sì. Ok? De media, più o meno, sì, no? Più o meno sì. Forse anche poco di più. Sì. E allora, bro, secondo me almeno il doppio. 7000 like, bro. 7000 like e mi compro Electro Ultimate. Vai. Grazie. Tanto è un mi piace. Cioè, non è, costa niente. Costa niente, bro. No, anche una sub... anche una sub. Una sub col Prime. Anche una sub col Prime, raga. Mi piace troppo poco, dai. Anche una sub col Prime. Fatela anche adesso, poi ve la leggerò con calma domenica mattina, non vedrò domenica pomeriggio. Esatto. Ok, mo che abbiamo finito questa cosa, tanto se l'hanno fatta, l'hanno già fatta, no? Compriamocela, bro. Bravo. Grazie, bravo. Caro, no? Grazie mille. E no, perché la voglio proprio... Grazie. Non te l'aspettavi. Ma tu non aspettavi? Tu non te l'aspettavi? Ma io sono fiero, sono grazie. Fiero di te. Tanto ormai chi ha messo like l'ha già messo, chi ha fatto la sub l'ha già fatta. Elettro, amore, per sempre. E quindi tu sei un genio. Bro, non è vero, sono dei bicene. Ma tu sei un cazzo di genio. Sono un cretino invece. Abbiamo fatto la challenge per un goal e poi l'abbiamo distrutta il secondo dopo. Però il video, cioè, il video già sta a 7000 like. No! Paga. No! No! Paga. Le lasciamo a metà le cose. Ah, bro, ma che sei impazzito? 400 gol, adesso devo fare le quest e li faccio, no? Quanti split hai fatto dei cose? Mi stai facendo sentire male. No, non splittate le carte, raga. Non è gratis come voglio dove vuole farvi credere lui. Non è gratis. Vabbè, puoi rivalumare, vai. La mamma torna. Opla. Anche voi chiamate, bro, il cane Atena, il figlio, mamma e papà, no? Certo, sì, io perfetto, sono un babbo. Ah, normale dei sociopatici, sì, ok. Certo. Allora, mamma, quanto è bella! Quanto è bella! Bellissima, fratello. Fa vedere quanti split c'ho. 1, 2. Bro, ce n'ho solo 2. Cioè, 32 anni, cazzo, cioè, ma sei giovane. Ho capito, bro. Tu ce n'hai quasi 30. Quasi 30, c'ho 27. Che è quasi 30. Sì, sono quasi. Quindi, fondamentalmente, possiamo a te troncare eccesso, a me per difetto... Coetanei, abbiamo tutte e due 30 anni se ci pensi, no? È vero. Grazie. Tu sei del 91, vero? Io sono del 91, bro. Vecchio di merda. Che cazzo di... Una risata poi grassa. Ok, ovviamente mi sa che farà da tutti la quest team, no? Immagino con le quest del fine settimana. Tutti, allora, mo, noi non ci abbiamo... Allora, noi facciamo sicuramente Deathlock qua. Tanto poi tiriamo carneggio a sinistra perché prendiamo 2 punti di ninja. Allora, ovviamente serve la combo. Quindi, tendenzialmente, Shuri, Nimrod, vinciamo sempre la partita. Mo, il problema qual è? Se non troviamo Nimrod. Infatti. E allora sai che ti dico, caro? Ti dico una cosa. Possiamo giocare Shuri in mezzo. Mm-hmm. Al massimo, con Shuri in mezzo, facciamo Venom. Per poi, capito, giocare Arminzola. Cioè, cerchiamo una seconda win condition laddove la prima è briccata. Il problema è che mi sa che lui non ha briccato un cazzo. E questo, no. È quello, bro, il problema. E questo è il problema gigante, cazzo. Beh, giochiamo... Vabbè, sì. Devo giocare Carnage per fare... Non l'ultimo turno, ma se mi gioca Nimrod mi sa che noi ci dobbiamo andare a fare in culo. Sì. Pensa, prima partita... Non ha trovato Nimrod manco lui, bro. Ti immagini la mia stessa play? Lo sai che mi sa che è uguale? Lo sai che mi sa di sì, eh? Il problema è che lui ha Wolverine e no, bro. Stessa play. Allora, in mezzo però ha fatto Carnage a sinistra. Meno male, bro, che Carnage è Naita a sinistra. Sì. Zà, che facciamo? Guardiamoci in secondino la variante di Electro. Qual è il fatto? Dimmi, bro. Dimmi i tuoi pensieri. Il mio pensiero è... Che lui fa Wolverine. Cioè, scusami, fa Arminzola su Venom, no? Quasi sicuro. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Allora, sinistra. Bravissimo. Allora, la giocata è una. In realtà, Knull potremmo farla pure a destra. Pure a destra, sì. Allora, il problema, allora, se lui fa Arminzola in mezzo, ne abbiamo vinto. Sempre. Se invece lui fa Knull, ok? Sì. Dove lo fa Knull? Lo fa a sinistra. Probabile. O lo fa a destra. Cioè, capito? Perché se fa Knull è un 50-50. Se invece gioca Arminzola, vinciamo sempre noi. Quindi, colliamo. Io lo farei a sinistra, fosse lui, quella Arminzola. GG, bro. Molto bene, capo. Molto bene, GG. Molto bene. Questa è la differenza di chi è intelligente, capito? Ossia, come noi. Noi. Oppia là. Una! Questo ovviamente va. Ovviamente perde perché questo Knull ha 25 punti. Forza! Ovviamente noi il conto l'avevamo fatto a mente, no? Cioè, certo. Noi sapevamo che faceva 20 a destra nonostante Wolverine. Mi pare di averlo detto poco fa. Mi sa che l'hai tagliato nel video, però non si è sentito. Ok,
perché sappiamo già il fa... Attenzione! Occhio! Occhio! Bro, basta mangiasse noccioline! No, è filtro! No, non è vero! No, ce l'ho incastrato tra i denti, frate, ma queste qui fra due giorni me le levo. No, è il filtro sulle noccioline! Esatto, fritto sulle noccioline. Come una sigaretta, basta mangiare. Bella, bella sigaretta. Dov'è Electro, bro? Dov'è Electro? Fumate qualcosa di sano, cioè basta mangiare, raga, fumate. Basta, yeah. Non intossicatevi più col cibo. Fumatevi una bella Marlboro. Questo c'ha armor, bro. Man, tra un po' va, torno a dormire. Electro, dov'è? Electro, dove porco di... Ma un po' inizia a cazzotti il monitor, non sto scherzando, mi sta venendo un nervoso dentro che è una cosa incredibile. Guarda questo che ha trovato invece. Tutto già. Ma Shuri pure, Shuri? Shuri? Shuri, dov'è? Pesca al contrario. Cioè noi dobbiamo fare Wolverine, Nimrod e Destroyer, mi stai dicendo? Sì. Mi stai... Mi stai dici... Come fa a mettere 12 sul Morag? A me lo che... aspetta! Arminzola su Death. Lui potrebbe fare Arminzola su Death, bravissimo, e quello è il problema, capito? Ma lì perdiamo sempre. Però Arminzola su Death ci farebbe perdere nonostante tutto, effettivamente. Tu che preferisci? Zola? Arminzola su Nimrod, caro, la giocata più forte. Vai, godo. Pensate, bro, pensate come, come sta vincendo, briccando in maniera esistenziale, ma comunque vinta. Cioè, mamma guarda, mia, bro, per favore, puoi guardare un secondino la board? Con Nova e Wolverine non distrutte, mi stanno dando un fastidio. Dio. Abbiamo vinto soltanto con Nimrod e Arminzola. È come le noccioline tra i denti che c'hai tu. Estirpale, bro. E se non riesci a farlo con le noccioline, parti con gli incisivi. No, frate, che io non c'ho mezza bocca, poi ti racconto. Come sei pensa, poi? Frate, c'ho mezza bocca tipo dei de cosi, dei... Come si chiamano? C'ho i c'ho punti, c'ho... Ah, ok, ok, c'hai... Bro, sei tutto introiato. Dio! Che ho? Elettro! Elettro! Nimrod! Okay. Oh, bro! Bro, me dai la 1200 di Wolverine! Guarda come stona! Guarda come, per favore, guarda come stona! Ah, raga, sembra Ico in una gara di bellezza! No, Kratosa, non ti permettere di condividere questa cosa che sto detto, Perché la sappiamo solo noi tre, Kratosa! Giamando! Sappiamo solo noi tre questa cosa, verrà puntualmente ritata! Già sta registrando! Ah, bro, guarda sto che bello. Sto facendo la controregistrazione. No. Guarda che bello. Wolverine, Electro, Nimrod, Destroyer into Venom. Cioè, capisci, bro? È insensato. Eh sì, anche perché giocheremo... noi giocheremo Destroyer sulla volta, capito? Certo. Ah, e poi la cosa bella è che Destroyer ti rompe Electro e quindi poi non ti limita più a giocare solamente una carta. No, raga, sto mazzo... Io lo show Nimrod lo reputo il mazzo più divertente di tutti, perché c'ha il l'engine Destroyer, che è il più divertente di tutti, siamo tutti d'accordo, giusto? Sì, immagino di sì. Chiaro. Ok, e in più io c'ho paura che questo mi gioca qualcosa di brutto, tipo Cosmo, cose terribili. Vabbè, tu dove lo vuoi fare il Destroyer? No, io giocherei tutto a sinistra, ovviamente. Cioè, più che altro... Bello! Man! E tra altre cose, volendolo fare a sinistra, non ci fottiamo con Nimrod di sinistra. Lui non penso di giocare ancora a sinistra, Dio bello. C'è l'armor impazzivo, già, impazzivo. No, bro, ci ha levato un punto a Nimrod. E questo è malissimo. Questa è la cosa peggiore che potesse succedere nella mia vita di merda. Buono lì, però, caro. Buono lì. Vabbè, comunque, sulla volta, come puoi ben vedere, capo, abbiamo vinto. Bellissimo. Guarda un po' qua, bro. Guarda che storiella simpatica. Guarda che storia simpatica. Nova, Venom e Mussolini. Bella. Bella è per Mussolini, immagino. Sì, certo. Immaginavo, caro. Immaginavo proprio. E, bro, ti rendi conto di quanto è forte? Cioè, perché è forte far Destroyer e poi la combo? È vero che non sono sotto Shuri, ma guarda quanti Nimrod sono. Questo ne evoca uno e questo ne evoca un altro. Cioè, sì, non lo so, man, tanto mi tiro una siga. Però purtroppo, se non c'è la fila di Rambo, riesco a regolare. Ogni tanto mi fai paura, però... Ti chiedo scusa, sta cosa che ho detta... Mi vergogno. No, ma me la ci danno pure a me. Però sono quelli giapponesi. Eh sì, perché so proprio... Esatto. Capito? Taglio tutto, bro. Tipo niente. Kratos, vero? Non so quanto è basta. Non so se... Oh, non manda la clip a Ico sul fatto della gara di bellezza, bro. Veramente. Che fatto, poi ma come è già fatto? Ah, bro, poi in bocca Ico una certa, Te lo dico, poi in bocca Ico tra un po'. Preparate. Oh! Preto! Ho capito il ritardo, però insomma, asciugati la baba dalla bocca e chiara, vattene a fare il culo, bro. Va a dormire, va.
Mi sa che è italiano, sto scherzando ovviamente. No, molte volte, raga, che succede? Sai quando noi goliardicamente insultiamo un utente? Noi te lo facciamo con cattiveria. Magari molte volte l'utente è italiano e ci rimane male. Lo puoi dire tu che non lo facciamo con cattiveria, ma con estrema cattiveria? Sì. Tu credi che veramente oggi non dirò che il fatto che ci hanno dato 100 token è una cosa deplorevole? Ah, non lo dirò secondo te. 100 token. No. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ragazzi, ma 100 token non è nemmeno al barbone fuori la chiesa. Con quello che c'ha. L'hai visto mai, Zà, a Roma, sicuramente? Quelli che c'hanno i piedi storti sopra gli skateboard? A Barberini? L'hai visti per forza? Certo, certo, chiaro. Manca quello di dai 100 token! Non li vuole! Rimane là con i piedi storti a Barberini! Muoio di fame, ti dice! Porco Dio! E quindi certo che lo dirò questa cosa. Certo. Sicuramente. Raga, guarda, con la lamentela è... Oh. Abbiamo una semicombo. Oh, e abbiamo una buona mano, tra altre cose... E perché surrenderà quello contro? Ok, ragazzi miei, abbiamo doggiato un altro che ci ha morecco. Meno male. Incredibile. Ok, molto bene, lei. Qua bro, qua la combo c'è. Ora, non so quando servì l'elettro, però ragazzi miei, elettro con quella variante c'ha sempre ragione. Un po' come la troia, capito? Certo, chi è la troia? E in questo caso l'avversario, perché... Guarda che fatto la vita del capo. Madonna, bro, quanto sei povero. Vai a Barberini a chiedere i soldi. Ma mi sono fissato, ormai mi sono fissato con sto fatto dei Barberini. Allora, Zà, che fa? Shuri, no? Sì. Ma dove stanno? E io lì ti volevo. Non lo so, man. Non lo so. Dove sono? Anche perché se ci pensi... questa è in discard, effettivamente. Però la mucca è stata completamente inutile. Oh, ok, uno. Bro, ti posso dire un'altra giocata e vaffanculo a Shuri a sto punto? Noi facciamo Venom in mezzo, facciamo Knull in Dorminzola. Come famo? Stiamo al quinto turno. Bravo. Bravo. No, e questa, bro, era per valutare la tua attenzione. Sei stato attento. Bravo. Bravissimo, caro. Comunque, se avessi avuto Venom prima, l'avremmo potuta fare sta roba. Voglia. E per quello che è forte elettro. Il problema è che, ovviamente, oggi stiamo particolarmente briccando. Ma nonostante questo, bro, dobbiamo vincere. E vinceremo. Bene. Come vinciamo? Come vinco, bro? Wolverine e Venom. Non è malissimo, in realtà. Lo sai perché ha concesso lui? Perché lui pensa che noi abbiamo trovato la combo. Lui non ha capito noi quanto siamo sfortunati. E abbiamo del mazzo Carnage, Deathlock, due carte su tre che sarebbero stati qua utili, no? Per vincere la partita. Wolverine, Venom, Carnage a sinistra non sarebbe stato male. No, per niente. Ma la farà vedere prima o poi la combo del deck? Non riesco! Perché no, perché sennò mi sembra un po' inutile farlo. No, bro, mi fa ingazzare. Qua è come se vai a uno a stuzzicallo. Ma a sto punto sfida Zan e chiede a Zan se si lascia fare la combo. Per fare vedere la combo. Non è normale che in 5 game non mi sia uscita una volta la combo. In 6 game non mi sia uscita una volta la combo. Dai. Vedere il lato positivo, però. A metà l'ho vinto. Bro, ma ti giuro su Dio. Vale. Wakanda. Wakanda. Però guarda che mano, guarda che ultimate. Bro. Bellissima, madò. Alla fine, regà, non vi rimane solamente questo, solamente una grande mano di grandi carte. Questa mano pesa, regà. Sì, a te, non come l'ha puntato, però sì, pesa. Sì, il portafoglio, no, il portafoglio invece non pesa più questa mano, è vero. Portafoglio me l'ha alleggerito. E va bene, non è una grande mano, però possiamo fare qualcosa. Cioè, adesso qua, bro, la mano continua a diventare ancora più bella. Ma quante ultimate ci abbiamo? Mamma mia, che spettacolo, frate. Grazie, caro, grazie. Sono molto contento oggi di essermi svegliato. Ma ti fai il deck solo ultimate. Ma ti come farà Zano? Penso che possiamo fare. Zano ne può fare due. Oh, questa è una bella carta da vedere, caro. Sei d'accordo o no con me? Ma voglia. Questa è una bella carta da vedere, amore. Ok, facciamo elettro. Dobbiamo capire dove vogliamo giocare Nimrod. Ok. In realtà va bene, eh? La voglia. In realtà va bene. Ma il Nimrod lo giochiamo a destra? No, lo giochiamo in mezzo, Nimrod. Lo giochiamo in mezzo perché famo destro. Perché se non lo giochiamo in mezzo, poi non possiamo distruggerlo più. Che qua c'è Wakanda e qua c'è Inondato. Ah, sì. In mezzo, bro. Ok, se vedo un Cosmo, un Arbor, ragazzi, veramente vi mangio questa pennetta USB, eh? Cerebro 2. Potrebbe comunque essere un problema, mo. Potrebbe comunque essere un problema. Anche perché Scorpion tiene di quanto cazzo è forte su Nimrod. Ti piace? Oh, immaginate giocare contro uno che ha tre. E se lo metti mi piace a 9 impazzisco. O l'ha già messo? Piace. L'ha già messo, no, bro? No, non l'ha bro, messo. Porco...
Lo metto io. Beh, oh. Ma che c'è proprio che c'è counter a qui? Hai visto quindi su Elettro? No, perché sennò sembrava un meme Elettro. Elettro è fortissimo in questo mazzo, capo. Forte, forte. Qui che ci countera? E Cosmo e Armor, bro. Ma io vi assicuro, raga, che sto mazzo lo giocate domani, avrete molti meno counter. Ok, vabbè, è sincero. Il problema è uno, bro. Che purtroppo non posso fare doppia combo perché c'è il Wakanda. È vero. E questo purtroppo ci countera. E quindi, visto che in mezzo non vinceremo più, che facciamo? Oh. In teoria la play è questa. La play è questa, no? Siamo tutti d'accordo. Sì. Non è male la play. Non è male la play. Però Venom deve andare a sinistra. Oh, anche in centro. Però sai bene che lui c'ha cerebro. Però se c'ha cerebro va giocato. Se c'ha cerebro va giocato. Vediamo. Guarda, Wolverine, però non me lo fanno a destra perché ti giuro mi rimango la pendente USB, eh. Enough said, Bob. Vabbè. Perlomeno lo contestiamo, bro, che te deve dire? Porco Invece no, invece è buono, eh. È buono. Invece è buono, bro. Cazzo ce ne frega a noi. Buono, bro. Buono. Victory. Certo, abbiamo vinto contro sto mazzo de merda. Bro, veramente, oggi... Contro di chi? Contro il suo? Porco Giuda, il cerebro 2, mamma mia, che ma che è? Lo so, bro, ma ti rendi conto che abbiamo beccato Wakanda e inondato? Cioè, anche questa partita abbiamo fatto una difficoltà clamorosa perché tendenzialmente Wakanda e inondato non ci fanno giocare la combo due volte, solamente una. È bastato, per l'amor di Dio, altrimenti mi mangiavo sempre la solita pennetta USB. Basta, bro, perché troppo, se no devo chiamare Simone. Quindi, visto che non voglio chiamare il mio psicoterapeuta Simone, anche perché in questo momento sta lavorando, e finiamo questo video. Guarda, tanto abbiamo tirato fuori il meglio che potevamo. Ma è andata bene. Poi, il fatto che quei due game in cui veramente mi hanno fatto Cosmo back to back, sono impazzito, Impazzito. Raga, mamma mia, bro, sta tutto con cosa aperto. Cioè, sembra un cazzo di pedotto. Ah. Guarda, ora ti faccio vedere. Fammi vedere. Qua, bro, sta tutto un attimino aperto. Se quel rosario sul petto fare veramente che sei uscito un borselletto Gucci o spacciatore, porco due. Ma questo è il pigiama? No, non è un pigiama, è un costume. Poi mi metto sto rosarietto, mi metto qua, com'è che si chiama? La pettorina. E vado a fare il prete, bro. La pettorina è in cane. Ti faccio vedere quell'altra banda, il mio seme. Domenica. Zano, io lo dico mo. Aspetta, lo dico adesso. Domani sera non ci sarà la challenge dei Mystery Variant, no, ma una normalissima live. Bello, va bene. Ok. Già le ho prese una decina. A meno che, bello e buono, domani mattina nel pre-live, droppate 50 sap. A testa però. A tutte e due, è chiaro! A tutte e due. 50 sap. 50 sap domani nel pre-live e facciamo la Mystery Variant. Mi piace. Ah, bro, bisogna iniziare un secondino a farci pagare, bro. Il web è tutta una rimessa. Sei d'accordo con me? Sì, assolutamente sì. Ciao, raga. Buona giornata.